Inaugurato questa mattina nei pressi del comune di Pontecagnano Faiano, il primo parcheggio rosa per donne in stato di gravidanza e neomamme. Nella fase iniziale saranno creati 12 stalli di sosta che verranno collocati nei pressi delle strutture pubbliche e nei parcheggi vicini a farmacie ed uffici. Per poter usufruire del servizio, già sperimentato in altri comuni d'Italia, bisognerà chiedere il rilascio di un pass gratuito da esporre sul veicolo. Potranno presentare domanda le donne residenti in stato di gravidanza e le neomamme fino al compimento del primo anno d'età del figlio. Le donne devono essere sempre di più al centro della nostra azione politica, della nostra azione amministrativa, partendo da questi gesti, da questi segnali, fino ad arrivare diciamo anche ad iniziative sicuramente più importanti e più serie. Già all'interno di questo comune ci sono tantissime donne che hanno delle responsabilità, dipendenti, che ogni giorno ci danno la possibilità di lavorare in una direzione seria nell'interesse di questa comunità, così come i vigili urbani e così come anche gli assessori e i consiglieri comunali che fanno politica insieme a me. Quindi davvero a loro mi stringo in un affetto caloroso e vi faccio di nuovo tanti auguri. Doveroso mettervi a disposizione questo piccolo gesto per farvi capire che le donne, per quanto ci riguarda, devono essere comunque al centro dell'attenzione, soprattutto quando poi ci sono dei bambini. Io ringrazio il comandante Lancetta che appena abbiamo lanciato questa iniziativa, nonostante i tanti problemi che abbiamo più grandi da risolvere, si è messo subito a disposizione con tutti gli uffici di competenza per far sì che partisse questa iniziativa. Ringrazio ovviamente il sindaco e tutti i colleghi amministratori. Vi rubo giusto 2 minuti. Noi stamattina simbolicamente diamo questo passo che ovviamente non è effettivo, perché poi con il comandante apriremo la procedura per averlo per sempre con voi e quindi quando poi parcheggiate di esporlo sulla vostra auto.